Bestemmia al GF15, Veronica rischia l'espulsione? Brutte notizie per la figlia di Bobby Solo, la ragazza rischia la squalifica dal Grande Fratello. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla 15ª edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso, che si è di recente occupato del duro attacco di Bay e Dame contro Aida. Le ultime novità svelano che una protagonista della casa di Cinecittà rischierebbe di dover dire addio al montepremi finale. Grande Fratello, Veronica Satti ha bestemmiato? Le novità che ci arrivano direttamente a casa del Grande Fratello svelano ci sono brutte notizie per una delle protagoniste assolute della 15ª edizione del reality di Canale 5. Di chi stiamo parlando se non di Veronica Satti? La ragazza avrebbe, infatti, pronunciato una bestemmia durante una chiacchierata con Matteo Gentili. Non c'è pace per Barbara D'Urso dopo che Bay e Dame è stato squalificato per aver aggredito verbalmente e quasi fisicamente la concorrente spagnola Aida Nizar. Infatti una sua pupilla è stata incolpata di aver detto un'imprecazione. Precisiamo che l'audio del video incriminato è molto disturbato, tanto da non consentire di svelare il mistero. Un fatto non nuovo visto che Striscia la Notizia aveva denunciato Simone Coccia di aver pronunciato una bestemmia durante la prima puntata, tanto che Barbara D'Urso aveva voluto andare fino in fondo alla questione. Se le accuse verso il compagno di Stefania Pezzopane sono cadute, quelle di Veronica Satti devono ancora essere analizzate attentamente dalla produzione del Grande Fratello. Infine Veronica Satti rischia davvero l'espulsione dai giochi dopo aver finalmente fatto pace con se stessa all'ascolto delle parole del padre. GF15, Veronica Satti ha bestemmiato? Il web chiede l'espulsione. Doccia gelata su Veronica Satti dopo che era riuscita ad ottenere almeno un invito ad una pizza da suo padre, il famoso cantante Bobby Solo. Come si può ricordare, Veronica era stata lasciata dal padre 15 anni fa sotto un portone per sparire dalla circolazione fino a questo momento. Intanto il pubblico di Twitter ha chiesto che sia fatta luce sulla presunta bestemmia di Veronica Satti durante una chiacchierata con l'ex di Paola Di Benedetto. A proposito, la modella sarebbe già in crisi con Francesco Monte dopo la sua entrata nella casa. Infine gli utenti di Twitter vorrebbero che l'audio pulito fosse mandato in diretta per capire davvero se Veronica abbia pronunciato quella imprecazione. Per altre notizie sulla casa più spiata d'Italia basterà cliccare segui sul canale dedicato al Grande Fratello.